ragazze, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come preparo i pancake. Qualche settimana fa, qualche domenica fa, su Instagram vi ho mostrato i pancake che abbiamo preparato io e Ste. E in tantissime mi avete scritto di farvi avere la ricetta perché sembravano super buoni ed erano usciti anche effettivamente molto molto bene. E quindi oggi ho pensato di prepararli insieme a voi, sono velocissimi da fare e sono molto molto buoni. Quindi vediamo subito quello che ci serve per preparare i pancake. Tutto quello che serve per preparare i pancake sono due uova, la farina, il latte, mezza bustina di lievito per dolci e lo zucchero. Vi lascio le dosi scritte qua sotto nell'info box. La prima cosa da fare è quella di andare a dividere i tuorli dagli albumi. Adesso andiamo con una frusta a mano a sbattere leggermente i tuorli. In realtà questa ciotola è un po' grande per la quantità di pancake che faremo oggi, però ho praticamente in casa solo questa, quindi questa utilizzo. Mescoliamo giusto velocemente i tuorli e poi andiamo ad aggiungere 200 ml di latte a filo, sempre mescolando con la frusta. Una volta fatto questo vado ad aggiungere la farina, quindi peso 125 g di farina e la vado semplicemente ad aggiungere alle uova e latte. E prima di andare a mescolare la farina vado ad aggiungere direttamente i 6 g di lievito e adesso andiamo a mescolare il tutto con le fruste, sempre con le fruste a mano. Come vedete è praticamente già fatto, dobbiamo semplicemente andare ad aggiungere gli albumi montati a neve con lo zucchero e poi il composto è pronto. Adesso vado a pesare 15 g di zucchero che dovremo poi unire agli albumi. Abbiamo terminato di preparare la prima parte del nostro composto, ora l'ultimo step che manca è quello di andare a montare gli albumi che abbiamo tenuto da parte prima con un pizzico di sale e poi mentre si stanno montando vado ad aggiungere anche lo zucchero che ho pesato prima. Ovviamente però per montare gli albumi utilizzo le fruste elettriche che ho già preparato. Prendiamo un pizzico di sale e iniziamo a montare gli albumi. Adesso vado ad amalgamare gli albumi al composto che abbiamo preparato prima. Guardate che bell'impasto, è super super cremoso, sembra super soffice. Gli albumi vanno montati ma non completamente, non al 100%. Bisogna montarli sì, ma non devono essere super super montati. E voilà, il nostro composto è pronto. Adesso è arrivato il momento di cuocere i nostri pancake, quindi vado a preparare la pentola sul piano e vado a scaldarla leggermente, non vado ad aggiungere né olio né burro, nulla di nulla, vado semplicemente ad appoggiare la pentola, la crepiere sul piano e la lascio scaldare per qualche minuto. Una volta che la pentola si è scaldata prendiamo un po' del composto con un mestolo e andiamo semplicemente a versarlo in questo modo. Lasciamo cuocere per qualche minuto sia da un lato che poi dall'altro, ovviamente, perché il pancake va girato. Come capire quando il pancake è pronto per essere girato? Quando inizierà a fare delle bollicine, tante piccole bollicine sulla superficie, e quindi vuol dire che dall'altra parte è cotto e va semplicemente girato, e per girarlo utilizzo una spatola di questo tipo. Vi dite che ho iniziato a fare tutte delle bollicine? Andiamo a controllare sotto. Sì, sembra cotto, quindi voilà! Adesso lascio cuocere per qualche minuto anche dall'altro lato e poi vado ovviamente ad impilare tutti i pancake sopra il piatto. Con questa dose escono circa 10-12 pancake, dipende dalla grandezza che li fate. Voilà, ecco qua i pancake. Ho finito di cuocere
tutto il composto, tutto l'impasto, e li ho fatti abbastanza grandi, infatti ne sono usciti 8 rispetto alle dosi che vi ho detto prima, ne escono una decina se li fate un pochettino più piccolini. Io preferisco farli un po' più grandi e solitamente ne mangio, se voglio fare o una colazione super super abbondante o addirittura un brunch, ne mangio 3 uno sopra l'altro con diverse farciture. Potete appunto farcirli con qualsiasi cosa voi vogliate, cioè sono buoni davvero con la frutta, con la Nutella, infatti ce l'ho qui, adesso non li mangio perché li ho preparati, poi li mangeremo magari io e se domani a colazione, anche perché la cosa fantastica dei pancake che potete tranquillamente prepararli il pomeriggio e poi magari la mattina, visto che è la mattina quando ci svegliamo, non sempre abbiamo voglia di metterci ai fornelli a cucinare qualcosa, anche se in realtà, come vi dicevo prima, è un piatto super veloce da fare, però comunque ci occupa quei 10 minuti e si sporcano un po' di cose, quindi volendo potete prepararli la sera o il pomeriggio, coprirli con una pellicola trasparente, metterli in frigorifero e la mattina dopo scaldarli semplicemente qualche minuto, qualche secondo sulla piastra, e sono praticamente buoni allo stesso modo, e potete farcirli appunto con qualsiasi cosa. Io li adoro con la Nutella, mi piace un sacco, e adesso ho preso la nuova famosissima, che si vede tantissimo adesso su Instagram, il pan di stelle crema con granella di pan di stelle. L'ho assaggiata, è buonissima, però sono sincera, è praticamente quasi identica alla Nutella, però anche questa mi piace molto, quindi vorrei provarla stavolta con la crema di pan di stelle, oppure si può utilizzare anche con il burro di arachidi, come in questo caso questo è di Ste, un burro di arachidi proteico, oppure anche semplicemente con la frutta, fragole, frutti di bosco, con lo sciroppo d'acero, oppure volendo anche con uova e pancetta. Insomma, si possono mangiare sia dolci che salati, io li prediligo, li preferisco dolci, però davvero si possono mangiare in tantissimi modi. Potete anche semplicemente spolverarli un pochettino con lo zucchero a velo, aggiungere un po' di miele, e sono davvero molto molto buoni. Spero che questo video vi sia piaciuto, un po' diverso dal solito, di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se li provate, come vi sono usciti, magari mandatevi anche una foto in direct, sono curiosa di vedere il vostro risultato. E nulla, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere tutti i miei prossimi video, mettete un bel pollice in su e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!